mio cognato e mia sorella. Da quando sono nato è mia sorella. Thank you.
portato le orecchie, quelle spirituali, il vostro cuore. Allora concentriamoci e facciamo attenzione a quello che è la parola di Dio. L'altra volta abbiamo parlato, vi ricordate, sul fatto che possiamo farcela solamente con fede, per la fede, vero? Possiamo farcela solamente per fede. Per cui chi non ha ascoltato il culto di domenica scorsa lo può risentire, ed era il titolo: puoi farcela solo per fede. Puoi farcela, sì sì, solo per fede. Questo è molto importante, lo comprendiamo, e vediamo che la nostra fede in Lui, abbiamo visto e scoperto che è essenziale ed è determinante per poter noi realizzare le cose che Dio ha preparato per noi. Ricordiamo che Dio ha fatto tutto quello che poteva fare, non posso mai smettere di dire questo. Dio ha fatto tutto quello che poteva fare. Dio nella nostra vita non deve fare più nulla. Cioè, ma come? Sì, perché già ha fatto tutto. La differenza è che noi dobbiamo permettere a quello che Lui ha fatto, che può essere concretizzato nella nostra vita, e questo abbiamo visto che era solamente tramite la fede. Ricordate in Abacuc abbiamo scritto cosa? Che il mio giusto vivrà per la sua fede. La tua fede è molto importante ed è quella che certamente il diavolo cercherà sempre di attaccare e distruggere. E questa mattina, se volete mettere un titolo al messaggio, se prendete appunti ed è cosa buona, potete scrivere: sei in Cristo, sei di Cristo. Sapete, essere in Cristo, nella parola di Dio, nel Nuovo Testamento chiaramente, c'è questo concetto dell'essere in Cristo, perché dobbiamo avere, sapete, una motivazione per andare avanti, la motivazione del credente, sapete, dobbiamo avere uno scopo, una visione, dobbiamo avere sapere quello che Dio ha preparato per noi. Come credenti in particolare dobbiamo comprendere cosa Dio ha preparato per noi, cosa Dio ha fatto per noi. Spesse volte il credente non ha una visione, e vi dico una cosa, l'importanza di avere un'identità in Cristo. L'identità in Cristo è fondamentale. Sapere chi tu sei in Cristo, sapere cosa ha fatto Cristo per te, sapere cosa il Signore ha preparato per te. Ma tu quando pensi al Signore, quando io penso al Signore, a cosa pensiamo? Qual è il futuro che vediamo? Perché se noi abbiamo il cristianesimo una religione, è qualcosa che ha a che fare con qualcosa di esteriore ed è un modo di fare. Infatti la religione cosa fa? Ti insegna a fare una ritualità. Ma non è avere Dio nella propria vita, è avere una ritualità, e manca la visione invece di quello che è il cristianesimo in questo caso, di quello che è il regno di Dio, che stiamo parlando qua del regno di Dio, amen? Regno di Dio. Allora Dio ci ha chiamati per darci un futuro, una speranza. Cioè, tu fra 200 anni dove ti vedi? Cioè, ma che stai dicendo? Sì, fra 200 anni dove sarai? Dico 200 anni perché sicuramente fra 200 anni dal punto di vista fisico il nostro corpo non ci saremo sulla faccia della terra, o no? No, certo che no. Il corpo probabilmente sarà ancora sulla faccia della terra, è diventato parte della terra perché si è decomposto e ha dato i suoi immateriale. Ma quando parlo tu dove sarai, io dove sarò, ovviamente parliamo dell'essere spirituale. Ricordate cosa abbiamo detto? Chi è il vero io? Il vero io è l'essere spirituale che è in noi. Ricordiamoci che noi siamo spirito, abbiamo un'anima e abitiamo in un corpo. Io questi concetti li dirò sempre, perché quella è la grande differenza. Noi siamo stati creati all'immagine di Dio e siamo stati ricreati in Cristo poi all'immagine ancora di Dio. Vi ricordate, nello studio abbiamo parlato che il peccato ha fatto perdere l'immagine di Dio, vi ricordate? E ricordate che poi il peccato, quando è entrato nella vita dell'essere umano, dice la scrittura che l'uomo ha perso l'immagine di Dio e da quel momento ha cominciato a procreare secondo la propria immagine. Vi ricordate, abbiamo letto Genesi 5, che dopo sette visse 125 anni, dice, e generò un figlio a propria immagine,
e lo chiamo Enosh. Enosh vuol dire mortale, peccatore, questo vuol dire Enosh. E da allora l'uomo ha perso l'immagine di Dio, e perdendo l'immagine di Dio è diventato un peccatore. Infatti chi è il peccatore? Il peccatore è uno che fa peccati anche se non li vuole fare. È una fabbrica di peccati, il peccatore. Ecco perché Gesù è venuto, si è fatto peccato affinché lui poteva dare a noi la sua natura. Abbiamo parlato della nuova nascita, vi ricordate? Che in Cristo è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. E qui l'Apostolo Paolo insegna l'importanza della nuova nascita. La nuova nascita non è fare un'esperienza religiosa, ma è proprio una nuova nascita, nato di nuovo. Ho spiegato nello studio la parola usata è kainos, nuovo, qualcosa che non c'è mai stato prima. Perché chi è in Cristo è una nuova creatura. Cioè la vecchia natura è stata tolta quando hai creduto in quello che Gesù ha fatto, e la potenza dello Spirito Santo ci ha fatto rinascere. E se dentro di noi non c'è questa esperienza, che è soltanto qualcosa che lo Spirito Santo può testimoniare dentro di noi, dobbiamo farci delle domande. E a questo punto la domanda: fra 200 anni dove sarai? Ognuno lo sa. Lo comprendiamo? Perché Gesù cosa ha detto? Che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Perché carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio, il corpo. Ecco perché Gesù ha detto a Nicodemo: devi nascere di nuovo. E qua vediamo allora che, qua parliamo dell'identità. La nostra identità, chi ha ricevuto Gesù Cristo nella propria vita come Signore e Salvatore, è un figlio di Dio. Ecco l'identità. L'identità, chi sono io? Chi sono io in Cristo? Cos'ero prima di Cristo? Cosa sarò con Cristo? Ora sapete, essere in Cristo vuol dire essere di Cristo. E quando parliamo di Cristo, ha a che fare, sono due gli aspetti. Uno sicuramente ha a che fare con Gesù Cristo, ma essere in Cristo è fare parte della stessa natura di Dio. Infatti Cristo in voi, dice la scrittura, speranza di gloria, non sta parlando di Gesù, perché Gesù è l'uomo, ma Cristo è la natura. La natura che noi abbiamo è la natura di Cristo, ecco perché siamo figli di Dio. Ed ecco perché nascere di nuovo è fondamentale e importante. La nostra identità è fondamentale, l'importanza della nostra identità. Se noi non abbiamo identità, se noi non abbiamo una visione, se noi non abbiamo uno scopo, se noi non sappiamo quello che ci aspetta nel futuro, non possiamo vivere nel nostro presente. Perché sapere chi sei ti farà vivere per quello che sei. Amen? Perciò pensa un attimo dentro di te, chi sei tu in Cristo? Come vedi il tuo futuro, la tua vita, il progetto, poi vediamo che Dio ha preparato per te. E questo è molto importante, sapere quello che eravamo noi. Questo è molto importante, è fondamentale l'esperienza di sapere, di conoscere, che non è appunto qualcosa che possiamo consapevolizzare perché leggiamo un libro, ma è un'esperienza che ha a che fare con qualcosa di spirituale, di vero, di concreto, che quando noi parliamo di spirito non parliamo di qualcosa di inconcreto, parliamo qualcosa di vero, qualcosa che anche se noi non lo vediamo con gli occhi fisici è. E faccio sempre l'esempio dell'ossigeno, anche se non lo vediamo c'è. Cioè, ma io non ci credo che c'è. Ok, toglilo. E quando lo togliamo o quando lo c'è, non c'è nessuna differenza. La differenza cosa fa? La vita. Perché se manca l'ossigeno la vita finisce, o no? Lì si vede la differenza. Non lo vediamo con gli occhi fisici, ma avremo dei risultati che sono concreti. Ecco, il mondo spirituale
Sapere questo, allora, che cosa eravamo prima? Da cosa ci ha liberato il Signore? La gratitudine del fatto che Dio ci ha salvati da qualcosa di tremendo. E quando sei grato a Dio, tu vuoi dare la tua vita a Dio. La gratitudine, quando fai l'esperienza col Signore, tu vuoi vivere per il Signore, ma non perché hai paura di Dio, non perché hai paura dell'inferno, non perché hai paura di un Dio che ti condanna, ma perché hai scoperto quale grande amore ha usato nella tua vita e ti ha salvato. Facciamo un applauso a Lui. Là tutto cambia. Tu seguirai Gesù perché sei grato. Quante storie negli Evangeli che ci sono che Gesù guariva e qualcuno lo voleva seguire e diceva no, vai a dire quello che l'Eterno ha fatto per te. Quante storie la vediamo nei Evangeli. Le persone che erano grate, ma anche persone che non erano grate. Vi ricordate la storia dei 10 lebbrosi? 10 lebbrosi sono andati da Gesù, sono stati guariti. E Gesù ha detto andate a mostrarvi ai sacerdoti. Perché i sacerdoti, sapete, perché erano le autorità anche sanitarie, dovevano loro accettarsi che la lebbra era veramente guarita. E loro sono andati, ma soltanto uno è ritornato a ringraziare Gesù. Questo fa vedere che la percentuale purtroppo è molto bassa, che possiamo ricevere da Dio, possiamo conoscere, avere visto Dio, avere sperimentato la sua gloria, la sua potenza, ma questo non fa la differenza vedere Dio all'opera. Vi ricordate, abbiamo parlato di Tommaso, vi ricordate sapere di Tommaso? Tommaso ha dovuto fare lui personalmente l'esperienza della resurrezione, perché dopo 8 giorni Gesù che era resuscitato sarà presentato ai suoi, Tommaso non c'era. E Tommaso non ha creduto in quello che dicevano i suoi colleghi. Tommaso non ha creduto benché Tommaso avesse fatto segni e prodigi, come abbiamo detto dalla scrittura. Era uno di quelli che era andato, mandato da Gesù. E Tommaso ha detto, se io non vedo, se io non tocco, se io non crederò. E dopo 8 giorni Tommaso era lì quella volta. Che Tommaso non c'era più. Strano che Tommaso non era con gli 11, con i 10, scusatemi. Quella volta, dice la scrittura, dopo 8 giorni lui si presentò, dice, a porte chiuse. E lì Tommaso ha dovuto fare l'esperienza personale della resurrezione, perché 8, vi ricordate cosa vi ho detto, vuol dire è resurrezione. Tommaso ha dovuto fare l'esperienza personale, perché l'esperienza di Cristo è personale. L'esperienza di Cristo non è fare parte di una chiesa, di un gruppo, di un movimento. L'esperienza di Cristo è personale. Devi sapere tu nel tuo cuore se sei un figlio di Dio e nessuno te lo può dire, nessuno te lo può negare. Cosa scritto dice Giovanni? Perché l'unzione che in voi vi insegna ogni cosa. Cosa insegna? Testimonia che sei un figlio di Dio, come scritto in Romani, perché lo Spirito Santo testimonia assieme al vostro spirito che siete figli di Dio. E quella proprio usata per figlio è tecno, progenie di Dio. E tu lo sai se sei progenie di Dio. Non sei più progenie del diavolo, come diceva Gesù. Vediamo, lui dice in Efesi 2:1 cosa ha fatto lui per noi. Dice l'apostolo Paolo, che scrive agli Efesi, e dice egli ha vivificato anche voi che eravate morti nei falli e nei peccati. L'apostolo Paolo si rivolge ai gentili. Efesi capitolo 1, meravigliosa lettera di Paolo agli Efesi, dove si parla della grazia, si parla della salvezza per grazia. E questa lettera è anche dedicata a noi, dice, egli ha vivificato anche noi. Vivificare, questa parola ha a che fare con Zoe, con la vita di Dio, vi ha dato la sua vita, vi ha reso vivi, perché dice eravamo morti nei falli e nei peccati. Allora comprendere che questo eravamo noi, sapere cosa eravamo in Cristo,
Se noi non realizziamo cosa eravamo in Cristo, non possiamo apprezzare, non possiamo veramente gustare cosa abbiamo oggi in Cristo. Quello che dico sempre io, un essere umano deve avere sempre un prima di Cristo e un dopo Cristo. Prima di Cristo e prima di conoscere Gesù. E avevi un tipo di vita, avevi i tuoi scopi, avevi i tuoi pensieri, come dice la parola di Dio, e noi tutti eravamo erranti come pecore, e ognuno di noi seguiva la propria via. Senza il Signore infatti si è erranti in questo mondo. Sì, puoi vivere, puoi avere tutto quello che ti serve, ma non hai una meta, non hai uno scopo. Stai vivendo per cosa? Ma un figlio di Dio sa da cosa è stato preso, dove è stato inserito. Efesi 2, 12, vediamo una cosa dice, sempre l'apostolo Paolo dice: eravate in quel tempo senza Cristo, qua parlo ovviamente di Gesù, estranei dalla cittadinanza di Israele, chiaramente parla di Israele per i patti, ed estranei ai patti della promessa, non avendo speranza ed essendo senza Dio nel mondo. Qui l'apostolo sta dicendo, siccome sta scrivendo ai gentili, che siamo noi, e i gentili non avevano il patto di Israele. Cioè eravamo senza speranza, ma ecco perché è venuto Gesù. E ci ha fatti lui, cosa dice? Ci ha dato la speranza, la nostra speranza è nel Signore. Ci ha dato uno scopo. Infatti ora noi siamo in Cristo cosa? Vediamo che quando siamo in Cristo noi realizziamo veramente quello che Dio ha fatto per noi. Io mi ricordo che quando sono stato salvato, ho fatto l'esperienza della salvezza, che è stata traumatica nella mia vita, veramente traumatica, perché io credo una cosa, quando fai un'esperienza col Signore tu subisci un trauma. Se non subisci un trauma, facendo l'esperienza col Signore, c'è qualcosa che non va, devi essere traumatizzato. Deve succedere qualcosa, ti deve scuotere la vita. Dentro di te deve succedere qualcosa, ti devi impattare col mondo spirituale. Devi sbattere col mondo spirituale. Devi essere traumatizzato. Che se non c'è un trauma, allora soltanto abbiamo fatto un'accettazione mentale dell'Evangelo. Ma ci vuole un trauma. Perché è un fatto spirituale, perché ricevere Gesù non è accettare, dire sì, vero, Gesù è il figlio di Dio, sì, ci credo, ma essere traumatizzato da quello che è l'impatto nel mondo spirituale. Vediamo, infatti in Colossesi 1, 12, vediamo l'esperienza, e dicevo questo, e quando ho ricevuto Gesù, io ogni giorno, lo faccio ancora, credetemi, ringraziavo Dio. Come ho detto a qualcuno, ho raccontato la mia esperienza, e quando ho visto l'inferno e sono risalito, ogni giorno ringraziavo Dio. Non mi interessava che gli altri dicevano che ero pazzo. Non mi importava, però sapevo che sapevo. Ho fatto l'esperienza tremenda, ho avuto un grande trauma, è vero. Ora questa è la mia esperienza, ripeto, ma ogni giorno ringraziavo Dio. Dicevo, Signore, grazie. Oh, Signore, ma se io fossi, se il mio corpo fosse morto in quel momento, se io fossi morto in quel momento realmente, che fine avrei fatto? Sapevo che fine avrei fatto, la morte eterna, l'angoscia eterna, perché credetemi, l'angoscia spirituale eterna è qualcosa che va al di sopra, o meglio al di sotto di ogni cosa, è qualcosa che ti traumatizza, perché la paura, l'angoscia, il terrore di avere visto cose che non sono umane ti traumatizza. Allora tu ogni giorno dici, Signore, grazie che mi hai salvato, Signore. Grazie perché questo era il mio destino eterno, io eternamente dovevo essere così, ma non perché tu lo volevi, perché Dio non vuole che nessuno muoia, non vuole Dio che nessuno va all'inferno, non lo vuole il Signore, vuole che tutti siano salvati, ma soltanto chi crede lo vuole, fa questo. E vediamo qui in Colossesi 1,12, rendendo grazie a Dio Padre che ci ha fatto degni di partecipare alla sorte dei santi nella luce,
poiché egli ci ha riscosso dalle potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati, poiché egli ci ha riscossi dalle potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. Capite? Non sono parole. È successo qualcosa nel mondo spirituale. È successo un impatto, un trauma. Qua dice l'apostolo Paolo, dobbiamo rendere grazie a Dio, perché quello che Dio ha fatto per noi è stato mega galattico, è stato incredibile. Dice la scrittura che lui, Gesù, ti ha preso dal mondo delle tenebre e ti ha trasportato nel regno del suo amato figlio. Ci ha riscossi, dice, dalla potere, dalla potestà, la parola usata nel greco dalle euxosia, cioè dall'autorità legale che aveva il diavolo su di noi di tenerci schiavi. Schiavo della morte, del peccato, dei vizi, della droga, dell'alcol, tutte quelle cose che tu cercavi di uscirne ma non ne potevi, perché eri schiavo, perché il diavolo aveva la mano su di noi, aveva il dominio, aveva l'autorità, aveva il controllo. E Paolo dice, lui vi ha riscossi e ha detto che lui mediante il suo sangue e ha dato da Satana, ha detto questo è il mio sangue e ci metti il tuo nome. Questo è il mio sangue per Giuseppe, questo è il mio sangue per Roberto, questo è il mio sangue per Luigi. Adesso questo mi appartiene. Ci ha preso, ci ha riscossi e ci ha trasportati. Cosa trasporti tu? Qualcosa che non può essere mosso, vero? Si trasporta qualcosa che non ha abilità di muoversi. Gesù ha fatto un trasporto speciale per noi. Sapete quanto per la strada si trovano? Lui ci ha dovuto mettere sulle sue spalle, perché eravamo morti, senza forza. Perché mentre eravamo senza forza, Cristo è morto per noi. Eravamo senza forza, non potevamo salvarci da soli. C'è l'immagine del samaritano. C'è il buon samaritano, no, non, la Bibbia non dice buon samaritano, dice samaritano, noi diciamo che è buono. Del samaritano praticamente, che vede, cosa fa? Si prende cura. Abbiamo l'immagine di Gesù che è il pastore, che trova la pecora e se la mette sulle spalle, vero? Ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. Ecco, adesso sei un figlio di Dio. Sei nato da Dio, sei stato salvato per grazia, amen, salvato per grazia, non ce lo meritiamo, e ci ha portati nel regno di suo figlio. E questo è meraviglioso. Cosa abbiamo letto lì? Che lui eravamo senza speranza, non eravamo cittadini, adesso siamo cittadini del cielo. Vediamo l'urgenza, infatti, sapete, dell'apostolo Paolo era sempre quella di comunicare tutte queste cose. Oggi si sentono tante predicazioni alle volte che non capiscono cosa vogliono dire. Ma dobbiamo invece insegnare come l'apostolo Paolo, che era il suo grande modo di evangelizzare, il suo scopo principale era quello di creare nella coscienza dei figli di Dio l'identità. Perché tutto parte da lì. Quando tu sai chi sei in Cristo, tutto cambia. Tutto cambia. Quando diventi cittadino del regno di Dio, tutto cambia. Perché questo è meraviglioso. Vediamo una cosa, lui dice l'apostolo Paolo, è sempre scritto l'urgenza di dire alle chiese di allora e ancora oggi chi siamo noi in Cristo. Nelle sue meravigliose lettere era sempre quello il messaggio. L'importanza di conoscere, di sapere. E sapete, lui stesso diceva di avere ricevuto un'intelligenza rispetto agli altri per poter insegnare. L'intelligenza dell'apostolo Paolo,
Lui parla di se stesso, come sapete bene quale intelligenza abbia io ricevuto riguardo ai misteri di Cristo, che non sono i misteri della fede. Sapete, sono i misteri della fede. Ti rispondono: il mistero della fede. Ma spiegamelo. La fede non è un mistero. La fede è qualcosa di molto chiara. Dio non ha mai fatto misteri. Il mistero è nell'agnosticismo. E chi lo sa, devi raggiungere le vette più alte per avere illuminazione. No. La fede non è un mistero, la fede è semplice. Dio dice quello che vuole dire, non vuole dire altro. Siamo noi lo rendiamo complicato. E questo è meraviglioso. Vediamo che lui stesso diceva e parlava sempre dell'identità. Ogni credente deve realizzare, sapere, deve, e perché questo ci farà vivere di conseguenza, perché lui parlava sempre dell'intelligenza, parlava della rivelazione. Rivelazione, che non è qualcosa per pochi. Amen? Perché lo Spirito Santo è stato mandato da Gesù per insegnarci tutte le cose, per rivelarci tutte le cose. Non era appannaggio di pochi, questa cosa non la devono sapere gli altri. No. La rivelazione è per tutti, il piano di salvezza, quello che Gesù ha fatto. Sapete una cosa? Infatti si parla di rivelazione. Quando parliamo di rivelazione, la rivelazione ha a che fare con lo spirito, con la tua natura spirituale. Poi la rivelazione diventa intelligenza. Amen? Invece molti cosa vogliono fare? Vogliono avere l'intelligenza mediante lo studio, ma l'intelligenza non ti dà rivelazione. Parlo spiritualmente, attenzione. Infatti tutte le grandi intuizioni dove nascono i grandi inventori? Sapete, è un fatto strano, un fatto spirituale. Hanno delle intuizioni spiritualmente, che poi l'intelligenza, poi li trasformano in qualcosa di intelligente. Perché sapete, la scienza è qualcosa che appartiene a Dio. La scienza, la medicina, tutte queste cose, Dio l'ha date all'uomo affinché l'uomo potesse vivere meglio. Comprendiamo? Tutta la scienza è qualcosa di divino, cioè l'uomo alla fine non ha scoperto nulla di nuovo, ma è Dio che ha dato sapienza agli uomini per migliorare la vita alle persone. Sembra strano, vero? Infatti dov'è che non c'è, infatti i più grandi scienziati hanno fatto scoperte che hanno rivoluzionato le intuizioni che hanno avuto, perché Dio ama l'uomo e usa uomini per benedire gli uomini, amen. Ma vediamo una cosa che la l'intelligenza praticamente, quando si parla di intelligenza, è la rivelazione che Dio ci dà, e poi quella diventa qualcosa che nella nostra mente noi la riceviamo. Infatti questo è molto importante. Efesi 3:1, vediamo cosa dice qui l'apostolo Paolo, e dice: per questa ragione io, Paolo, sono il prigioniero di Cristo Gesù per voi gentili. Dice: ma chi me lo fa fare stare in prigione per voi? L'amore di Dio. Seppure avete sentito della dispensazione, parla praticamente, dispensazione, questa parola è economia, ok? Ha a che fare con l'amministrazione, della grazia di Dio che mi è stata affidata per voi. Come per rivelazione, egli mi ha fatto conoscere il mistero di cui prima ne scrissi in breve. Nel leggere questo voi potete capire quale sia la mia intelligenza. Qua però usato in greco è conoscenza, sunesis, cioè ha a che fare con una conoscenza acquisita. Ricordate che l'apostolo Paolo conosceva tutta la Torah, era un fariseo, ma questa sua conoscenza non gli è servita a nulla fino a quando lo Spirito Santo non gli ha dato rivelazione della legge e dei profeti, cioè del mistero di Cristo. E cosa dice qua? Che non fu fatto conoscere nelle altre età ai figli degli uomini, ma come ora è stato rivelato ai santi apostoli e ai suoi profeti per mezzo dello Spirito. Per mezzo del cosa? Dello Spirito. Lo Spirito Santo ci rivela, ci fa conoscere, ci fa comprendere, ci apre gli occhi, affinché i gentili siano coeredi dello stesso corpo e partecipi della sua promessa in Cristo mediante l'Evangelo,
di cui sono stato fatto ministro secondo il dono della grazia di Dio che mi è stata data in virtù della sua potenza. Vediamo cosa dice la scrittura qui. Dice questo, lui voleva questo, desiderava questo. Dovete conoscere, dovete sapere, dovete ascoltare, dovete chiedere a Dio, perché questo è importante, è fondamentale. Tutto ha a che fare col desiderio di sapere. Dice la scrittura, dice: Signore, ti rendo lode, oh Padre, perché tu, Signore, hai, cosa dice, hai rivelato le cose ai piccoli fanciulli, ma le rese incomprensibili per i salvi di questo mondo. E vediamo che sempre l'apostolo Paolo pregava sempre così. In Efesi 1:18 Paolo scrive, dice che io prego affinché l'Iddio vi dia uno spirito di rivelazione affinché illumini gli occhi del vostro cuore. Cosa dice? Efesi 1:18 dice ancora prima, cioè, e illumini gli occhi della vostra mente. Qui sapete, mente nel greco, questa parola non è mente, è cardias, è cuore. La traduzione non è correttissima, dice illumini gli occhi del vostro cuore, è una rivelazione spirituale. E cosa dice? Dov'è? E sappiate qual è la speranza della sua vocazione e quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi. L'apostolo Paolo diceva questo: io prego, perché prima dice io piego le ginocchia davanti all'Iddio del cielo, affinché possiate comprendere, affinché i vostri, gli occhi del vostro cuore, dice, non della vostra mente, perché non dice nous qui in greco, che sarebbe pensieri, ma dice cardias, dice gli occhi del vostro cuore, parla dello spirito, affinché possiate comprendere, che quando tu comprendi spiritualmente la tua vita cambia. Allora dopo arriva l'intelligenza. E questo è molto importante. Ma cosa allora voleva il Signore? Cosa vuole il Signore? Noi sappiamo. Dio vuole che noi adesso, vuole che sappiamo chi siamo noi in Cristo. Sappiamo cosa ci aspetta. Sapete, sappiamo cosa il Signore ha fatto per noi, quanto è costata. Quando realizziamo la grazia, quando realizziamo il costo della grazia. Perché la grazia, anche se è stato un dono gratuito, è costata la vita di Gesù. Le ricchezze che noi abbiamo in Cristo sono costate, hanno un grande costo, la vita di Gesù, il sangue di Gesù, la sua sofferenza. E lui ci ha fatto sì che potessimo essere speciali, il popolo di Dio. Ognuno di noi è speciale, sai? Tu sei speciale. L'ho detto altre volte, non è retorica, non è tanto per dire una bella frase. Tu sei speciale, tu sei unico, sei unica. Mai ci sei stato e mai più ci sarai. È come i fiocchi di neve. Sembrano tutti bianchi, tutti uguali, ma sapete una cosa? Non c'è un fiocco uguale all'altro, lo sapete questo? Non ce n'è uno uguale a... Sei irripetibile, sei unico, sei unica. E Dio vuole che nella tua unicità tu possa risplendere la gloria di Dio nella tua vita, l'identità di Dio nella tua vita. Sapere chi sei ti farà vivere per quello che sei. Prima Pietro 2:9. Vediamo qui l'apostolo Pietro questa volta che dice. Guardate cosa dice l'apostolo Pietro. Ma voi siete una stirpe eletta. Cosa sei tu? Stirpe. Qui la parola utilizzata è a che fare con l'etnia, c'è un popolo, dice. Siete una stirpe eletta, un regal sacerdozio, una gente santa, un popolo acquistato per Dio affinché proclamate le meraviglie di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua mirabile luce. Ma cosa voleva dire l'apostolo Pietro qua? Perché parla di questo popolo? Perché parla di regale sacerdozio? Perché parla di una gente santa? Perché lui sta parlando qui dal punto di vista giudaico.
perché soltanto i Leviti erano quelli, il popolo designato che poteva e doveva occuparsi delle cose di Dio. Soltanto loro erano i sacerdoti. Infatti poi questa cosa nel cattolicesimo vediamo che viene trasportata, ma non c'entra nulla, perché tutti noi siamo sacerdoti. Sapete questo? Il sacerdote era l'unico che poteva presentarsi davanti a Dio. Sapete questo? Nessun altro. Ci voleva qualcuno, era il mediatore fra il popolo, sacerdoti e sommo sacerdote. Ora il sommo sacerdote oggi è Gesù Cristo in eterno, il sommo sacerdote, ma i sommi sacerdoti siamo noi. E non grazie a Dio quelli che siamo qui, Paolo, noi la Chiesa siamo i sacerdoti, siamo una stirpe eletta e dice un regal sacerdozio. Non soltanto siamo sacerdoti, ma siamo re. Perché questo dice? Re perché noi governiamo, re perché abbiamo autorità nel nome di Gesù, re perché apparteniamo alla stirpe eletta, e sacerdoti perché possiamo essere gli intermediari. Infatti quale ministero abbiamo tutti noi? Il ministero della riconciliazione. L'ha data a tutti noi. Riconciliare gli uomini a Cristo l'ha dato a tutti i figli di Dio. Adesso sai chi sei. Affinché, cosa dice? Affinché noi proclamiamo cosa? La sua gloria, le sue meraviglie. Ecco, allora vediamo che ci sarebbe tanto da dire qui, ma andiamo a questa conclusione. In Cristo è meraviglioso quello che siamo. Sapere cosa siamo in Cristo, sapete la nostra fede in Lui. E tutto questo sapete perché possiamo realizzarlo? Perché crediamo. Perché ubbidiamo. Perché crediamo. Soltanto il credere in quello che Dio ha fatto per noi ci farà realizzare realmente la potenza di quello che ha fatto per noi. La gloria di quello che ha fatto per noi. Efesi 1:1, vediamo cosa dice la scrittura, andiamo verso la conclusione. Paolo apostolo di Gesù Cristo per la volontà di Dio ai santi che sono in Efeso e ai fedeli in Cristo Gesù. Grazie a voi e pace da Dio, nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Benedetto sia Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Cosa dice qua? Che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituali nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Allorché Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore. Cioè Lui ti ha eletto prima della fondazione del mondo. Ma che significa? Non c'entra niente qua la predestinazione di Calvino, attenzione, per chi lo sa. Che si insegnava che già Dio aveva stabilito chi doveva essere salvato e chi non doveva essere salvato, chi doveva essere benedetto e chi sì e chi no. Quasi quasi un Dio a piacere. Tu mi sei antipatico, tu mi sei simpatico. Questo ha a che fare con la preconoscenza di Dio. Già Dio sapeva che avrebbe creduto in Lui. È una cosa strana, vero? Si parla della preconoscenza. Dio sapeva che tu avresti creduto nell'anno tot, nel giorno, avresti ricevuto Gesù, per questo l'ho mandato. E ti ha predestinato già praticamente. Lui cosa ha fatto? Lui ti ha creato già un'identità in Cristo. Lui non è Lui preso così. Ma che succede? Ma cosa sta succedendo, Dio? No, Dio sa. Dio ha puntato su di te. Ha puntato su di te. Sapete questo? Ha puntato su di te. Dio ha fiducia perché sa che in Cristo puoi tu ogni cosa. Cosa dice Romani 8:36, credo? Che siamo più che conquistatori in virtù di colui che ci ha amati. Lui ti ha predestinato, già Lui per te ha preparato ogni cosa, come ha fatto il diavolo. Attenzione, perché il diavolo ha fatto un pacchetto unico per tutta l'umanità che è morte e distruzione.
ha un progetto di morte e di distruzione del diavolo per ogni essere umano, ma Dio ha fatto un progetto di vita, di speranza, di forza, di ogni cosa che io e tu possiamo desiderare. L'ha fatto in Cristo e lui ci ha benedetti di ogni benedizione dove? Nei luoghi celesti. Benedetti in Cristo perché Cristo è seduto alla destra del Padre. E ci ha benedetti di ogni benedizione. E vediamo che allora dobbiamo realizzare, dobbiamo sapere. Per questo si insegna la parola di Dio, ripeto sempre. Per questo si ama la parola di Dio, per questo si parla della parola di Dio, perché Dio vuole che noi realizziamo il suo progetto. Lui si dispiace, dice: ma Dio non lo sapeva? Sì, Dio sa tutto, ma Dio mai interverrà nella tua volontà e cambierà la tua volontà, perché sarebbe un dittatore. Se no ci creava tutti con i microchip qui e ci diceva: tu mi devi amare, tu devi fare quello che dico io. Molti fanno: ma Dio non lo sapeva. Sì, Dio lo sapeva, ma la libertà è il dono più grande, la libertà di scegliere, di ubbidire, perché fede, sapete, ha a che fare con ubbidienza. Fede, io credo in quello che Dio mi dice. A sapere una cosa, Dio vuole che noi realizziamo, ma dobbiamo realizzare che siamo in Cristo. Siamo in Cristo, siamo di Cristo e dobbiamo prendere coscienza della nostra identità in Cristo. La coscienza della nostra identità. Sapete, l'identità è fondamentale. Il nemico cercherà sempre di rubarti la tua identità in Cristo. Con chi l'ha fatto questa cosa? L'ha fatta con Gesù. Ricordate con Gesù cosa ha fatto con Gesù lui? In Luca 4:3 cosa gli ha detto a Gesù? Se tu sei il figlio di Dio. Eppure Gesù se lo ricorda a lui. Cioè, io mirava Satana cadere giù dal cielo come una folgore, perché lui gli ha dato il calcio a Lucifero. Gesù dice: io mi ricordo di Lucifero che cadeva dal cielo come una folgore. Però cosa fa Satana? Se tu sei il figlio di Dio, quante volte nella tua vita senti, ma perché tu sei un figlio di Dio? Ma perché tu sei salvato? Ma perché tu, quante volte il diavolo viene con questi pensieri? E perché quando il diavolo cerca di smontare la tua identità in Cristo, già ha fatto un buon lavoro. Mette su di te i sensi di colpa, mette la condanna, che se non sei degno. Questo fa il diavolo. Non lo poteva fare in Gesù questo, chiaramente. Non poteva dire che non era degno, non poteva dire perché lo sapeva benissimo. Però poteva dire: ma tu sei il figlio di Dio? Se tu sei il figlio di Dio, perché non fai questo? Perché non fai quello? Il diavolo cerca di distruggere l'identità sempre dei figli di Dio. Quello che succede oggi, cosa fa il diavolo oggi? Cerca di distruggere l'identità delle persone. Se sei maschio dice che sei femmina, se sei femmina dice che sei maschio. Vero? Distrugge l'identità. E possiamo parlare di tante cose. Vuole distruggere. Quando ha distrutto l'identità, ha fatto un grande lavoro. L'identità di padre, di madre, di figlio. La tua identità nel ruolo che devi svolgere. L'identità cosa ti dà? Ti dà forza, ti dà sicurezza, ti dà stabilità. Cosa diceva l'apostolo Paolo? Io so in chi ho creduto. Sapeva che lui era debole e dobbiamo sapere che siamo deboli senza il Signore, ma era forte in Cristo. L'identità ci fa fare le opere sue. E andiamo verso la conclusione, infatti Efesi 2:8, 10, e qui l'apostolo Paolo, vediamo che parla di quello che abbiamo detto e concludiamo, e dice: voi infatti siete stati salvati per grazia, vero? Allora, salvato per grazia, ed è così. C'è ciò così mediante la fede e ciò non viene da voi. Della serie lui ci ha salvati. Io non lo meritavo, tu non lo meritavi. Non puoi fare opere buone per essere salvato.
perché si insegna che se fai il buono te ne vai in paradiso. Io mi ricordo, dicevo, ma come? È come la scuola, che se studio sono promosso, se non studio mi... E se io non capisco una lezione, non riesco a fare una lezione, allora che fa? Sarò condannato, non ce la potrò fare mai. E ho scoperto che in Cristo siamo tutti dei somari, perché non ce la possiamo fare senza il Signore. Come dice la parola di Dio, tutti siamo, in Romani 8, dice 23, tutti siamo diventati inutili, dice, eravamo corrotti. Appunto non è quello che dice la scrittura, è un dono di Dio, la salvezza è un dono di Dio, è un dono però e costa. Ricordiamoci una cosa, che un dono costa, che se ti regalano praticamente un Rolex, tu lo ricevi gratuitamente, ma costa. E quando comprendiamo il valore di quel dono, diciamo grazie, ma non magari per il dono, perché ti senti importante, perché dici, oh, ma tu hai fatto questa cosa a me? Tu hai dato questa cosa per me, e quando comprendiamo che tu hai dato Gesù per me, il meglio del meglio che avevi nel cielo tu l'hai dato per me, allora chiaramente la tua gratitudine sale, è profonda. Oh Signore, io non lo meritavo questo, io non lo merito Signore. Come ha fatto il padre col figliolo prodigo, l'ha accolto quando era sporco, puzzava, era stato con i maiali, l'ha accolto in quel tempo e ci è andato a parlare di incontro, l'ha abbracciato, l'ha baciato, non ha aspettato, non ha detto no per favore vatti a lavare prima, non ti voglio vedere, poi ne parliamo, ma vediamo che il padre ha accolto quel figlio perché era suo figlio e non guardava quello che aveva fatto, dove era stato, non gli ha chiesto il resoconto, ma l'ha accolto e gli ha messo l'anello al dito, segno di appartenenza e di identità, l'anello di famiglia gliel'ha messo, poi l'ha fatto lavare, gli ha dato le vesti nuove, parla della giustizia di Dio, gli ha dato le scarpe nuove, il nuovo cammino. E lui diceva, il figlio non sono degno di essere chiamato figlio. Lui pensava, forse mi accetterà come un servo, no. Perché Dio ha preparato per te qualcosa che soltanto tu puoi fare. Nessun altro lo può fare. Quello che Dio ha preparato per te sono le opere tue. E dice qua, perché nessuno si glori. Noi infatti siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio, cosa dice? Ha precedentemente preparato perché noi le compiamo. Dio ci ha salvati, ha visto da lontano, quando ancora neanche il mondo era fatto, e ha visto te. Ha detto, io mando Gesù per lui, lo salvo. Ecco, io ho preparato per lui un piano, un progetto. Ecco perché la scrittura dice, io so i pensieri che ho per voi, pensieri di pace, per darvi un futuro e una speranza. Perché Dio quando ci incontra nel momento in cui siamo senza speranza. E lì riconosciamo la grazia di Dio, il suo amore, riconosciamo quello che lui ha fatto per noi e siamo pronti a fare le opere che lui ha preparato. E quando comprendiamo questo, entriamo in quello che è il suo piano, il suo progetto. Quello che lui ha preparato lo puoi fare solamente tu, perché tu sei unico. Il piano di Dio nella tua vita, ma questo è un altro argomento, bene? Che poi, chissà, forse ne parleremo, va bene? Per cui chi sei in Cristo? Amen. Fra 200 anni dove sarai? Amen. Allora cambia tutto la visione della nostra vita. Voglio vivere in Cristo, voglio vivere per Cristo. Voglio seminare la mia vita per Cristo. E voglio vedere tutti quelli che sono con me, attorno a me, in Cristo e nel regno. Amen. Alleluia. Alziamoci in piedi. Alleluia. Vogliamo pregare. Ringraziamo il Signore.